Abbandoniamo il teatro delle operazioni. Naturalmente, prima vi chiedo una verifica dell'audio, perché dopo aver passato minuti e minuti a raccontarvi delle cose interessantissime, per poi accorgermi che per qualche strano motivo l'audio non funzionava, la prima cosa che chiedo a Antonella è: ma mi senti? Perché se mi senti ti racconto com'è andata oggi, se no, no, lo racconto a me stesso. Chiedo anche a Max. Sentite? Ci siete? Sì, vedo che ci siete, ma ci sono anch'io. L'audio arriva? Perché, perfetto, Mattia si sente, bravo, hai dato l'informazione determinante. Allora, oggi volevo raccontarvi un po' come sta andando questa storia della riforma del fisco, ma vorrei partire da una citazione del libro di un nostro carissimo amico, Yanis Varoufakis, che è un amico dei lettori del mio blog, perché per tutta una serie di motivi, insomma, mi capitò di fare qualche valutazione che all'epoca, essendo io di sinistra, sembrava quasi blasfema ai miei ideali compagni di percorso, insomma, e che invece poi si rivelò abbastanza azzeccata. Lui ha scritto un libro che pare molto interessante, io non ho avuto il tempo di leggerlo, si chiama Adulti nella stanza. È un libro che contiene dei pensieri anche molto profondi. Oggi, nel pubblicare i commenti al mio blog, perché nel mio blog c'è moderazione, nel senso che sono io che decido quali commenti escono e quali no, per il motivo molto semplice che da 10 anni prima che questo cominciasse a succedere, come sta cominciando a succedere, avevo capito che la frontiera sarebbe spostata fino ad attribuire a chi scriveva un post il contenuto dei commenti a quel post, no? Quindi oggi devi preoccuparti non solo di quello che dici tu, che ci sta, ma ti devi preoccupare anche di quello che dicono quelli che commentano quello che dici tu, perché altrimenti, in base a un concetto abbastanza assurdo di responsabilità, diciamo, penale oggettiva e non personale, potresti essere chiamato a rispondere, forse perché il tema, sicuramente emergerà nella meravigliosa commissione Amore, potresti essere accusato di seminare odio, che è quello che appunto sto facendo in questo momento. I commenti sono moderati e quindi io li leggo e quindi io dai miei lettori, anche magari da alcuni di voi, ho oggettivamente imparato tante cose, compreso il fatto di leggere libri, pagine di libri, frasi tratte da libri che non mi interessavano, ma che siccome voi ritenevate interessanti mi son letto. Uno dei tanti pensieri profondi che si rinvengono nell'opus magnum del compagno Varoufakis, io, di cui apprezzo una capacità, che è quella di indossare la giacca sopra la maglietta. Io, lo devo dire, purtroppo sono ancora, per motivi di istituto, affezionato alla giacca e alla cravatta, e poi vi devo dire che per indossare la giacca sopra la maglietta dovrei prima perdere una decina di chili, che è un'operazione che purtroppo mi è preclusa dalla vita sedentaria che faccio, ma insomma va bene, insomma, sicuramente nella mia vita, tornerà un periodo in cui potrò mettermi la giacca direttamente sopra la maglietta. Dettagli. Il buon Varoufakis ci arricchisce la nostra conoscenza dei fatti e delle cose con questa perla, dicendo che ci sono due tipi di politici: i politici che stanno fuori e quelli che stanno dentro. Quelli che stanno fuori, aggiunge Varoufakis, sono liberi di dire quello che vogliono, ma non contano niente. Quelli che stanno dentro devono tutelare il segreto degli altri e
e lo fanno nella speranza di poter un giorno contare qualcosa. Non mi sembra una grandissima scoperta. È assolutamente ovvio che in politica, come in qualsiasi consesso umano, la attendibilità, la affidabilità la costruisci comportandoti in modo razionale, comportandoti in modo corretto, non spettegolando, non andando in giro a dire quello che succede, non facendo girare fogli di carta che non devono girare, non andando a dire cose che non sono, come dire, essenziali, che non è opportuno per tutelare la sensibilità di tutti e di ciascuno far circolare. Fra i politici che in questo momento sono fuori e quindi parlano molto ma non contano niente, abbiamo naturalmente i nostri amici di Fratelli d'Italia, che ovviamente ringraziamo per l'azione di stimolo, ma che insomma hanno la vita molto facile nel loro ruolo di, come dire, mosche cocchiere di una serie di battaglie che in parte ci pregiamo di aver portato noi all'attenzione dell'elettore italiano. La prima battaglia è quella contro certe storture che oggi apparentemente tutti vedono, poi se le vedono sul serio lo scopriremo solo vivendo, del progetto politico sovranazionale in cui siamo immersi, cioè della cosiddetta Europa, che in realtà è l'Unione Europea. Comunque, io purtroppo adesso ho scelto di essere dentro, quindi più di tanto non vi posso dire, non vi posso raccontare come sono andate le riunioni di maggioranza, non vi posso, ma perché non posso? Sì, potrei, sarebbe totalmente inutile entrare nel dettaglio. Il dato di fatto è questo: partiti che esprimono concezioni, filosofie politiche, atteggiamenti, insomma, nei riguardi della società molto molto diversi, sono riusciti a votare un documento finale sugli auspicabili indirizzi della riforma del sistema fiscale sostanzialmente all'unanimità. Mi dicono che alla Camera Leo abbia votato contro, quindi la maggioranza si è sbreccata, ma non si è spaccata perché gli altri partiti hanno trovato la quadra, e che significa che ognuno ha rinunciato a un pezzo di qualcosa e tutti si sono trovati con più di quello che si sarebbero trovati in tasca, per così dire, se posso usare questa metafora, se invece fossero stati soli. Tutti sono usciti dalla stanza del negoziato facendo finta di essere scontenti, ma tutti si sono resi conto del fatto che alla fine quello che si è ottenuto era il massimo che si poteva ottenere in queste circostanze e forse un po' di più. Inutile che vi spieghi che cosa è per noi il massimo che si poteva ottenere in queste circostanze. Sapete benissimo che siamo partiti da un atteggiamento che sul fronte dell'imposizione sulle persone fisiche propugnava il famoso sistema tedesco, quindi l'aliquota continua, sostanzialmente un'aliquota per ogni imponibile. Ti aumenta di un euro l'imponibile, ti aumenta di uno 0, l'aliquota. Sistema che, fra l'altro, ci sarebbe anche da discutere. Un giorno vorrei, se riesco a fare una diretta seduto di fronte a un computer e a farla con la possibilità di farvi vedere delle diapositive, vi vorrei spiegare che in fondo questo sistema non è molto lontano dal sistema della flat tax, così come per esempio è rappresentato nel libro di Armando Siri.
siamo partiti da una situazione in cui alcune forze politiche propugnavano fortemente delle forme di imposizione patrimoniale con un intento redistributivo che posso anche capire, che posso anche astrattamente apprezzare, ma che in concreto intanto non ha riscontrato il gradimento del primo ministro, quindi già questo, come dire, gli dava una vita politica corta, ma poi diciamo ci sarebbero anche altre considerazioni da fare. Siamo arrivati a una situazione in cui si tutela quella che è stata una delle innovazioni del sistema fiscale italiano che abbiamo introdotto quando eravamo la prima volta che siamo stati al governo tra il 2018 e il 2019, cioè la cosiddetta mini flat tax, quindi tecnicamente l'estensione per fatturati fino a 65.000 euro del regime forfettario, il cosiddetto regime dei minimi. Io quando vado in giro, diciamo, vi devo dire, le persone mi ringraziano sostanzialmente quando mi individuano, se e quando mi individuano come nazi xenofascio homo leghista, mi ringraziano per due motivi: se sono giovani mi ringraziano per quella roba lì, se sono anziani mi ringraziano per quota 100. Tre sere fa ero a cena da un'amica che 2 anni fa si preoccupava, quando noi togliemmo la fiducia a Conte, che con la caduta di quel governo venisse tolta quota 100. Io all'epoca mi sentii di rassicurarla, nel frattempo lei è andata in pensione tutta contenta. Quella naturalmente è la fascia, diciamo, degli ultra sessantenni. Nella fascia degli infra, diciamo, quarantenni, dei trentenni che lavorano, la mini flat tax è la cosa per la quale, diciamo, più persone ci ringraziano, e di questo non siamo consapevoli solo noi, onestamente. Va capito che quella è una cosa che funziona, e che funziona non lo sappiamo solo noi, lo sanno anche gli altri, e quindi naturalmente alzati gli stendardi dell'ideologia, difese le posizioni ideali o ideologiche, poi dopo, quando si deve trovare la quadra, se scegli cosa sacrificare, non scegli una cosa che fa contente tante persone perché gli semplifica la vita, che fa contento anche l'erario perché fa emergere il sommerso, non scegli questo, scegli qualcos'altro, e qui ci siamo. Poi, per esempio, un altro tema che siamo riusciti a portare dentro, devo dire con il consenso praticamente di tutti, oggi è stato il superamento dell'IRAP, perché l'IRAP è quella particolare imposta tale per cui in Italia un imprenditore paga tasse, paga imposte, anche quando registra una perdita di esercizio, perché la base imponibile non è l'utile ma sono i costi. Perché? Perché in particolare il costo del lavoro. Perché? Perché c'era un'idea che secondo me racchiude tutta la filosofia, diciamo così, fiscale della sinistra, che è quella di usare il fisco come un manganello, cioè io desidero che tu, imprenditore, che secondo me sei un nemico del popolo, padroncino che investe i suoi risparmi per comprarsi la Porsche invece che acquistare macchine perché dalle ciminiere che fumano e dalla fabbrica fatta piena di macchine escano prodotti e quindi in questo modo aumenti il PIL e aumenti la produttività, e allora io, diciamo, visto che tu non vuoi farlo, ti costringo a farlo, perché cosa faccio? Penalizzo l'impiego di lavoro con una imposta che ti aggredisce se tu occupi più persone. È una cosa abbastanza paradossale venendo da sinistra, no? Però noi abbiamo visto, diciamo, io perché alla fine sono diventato di destra, perché quei paradossi, come dire, ci convivo bene in matematica, nelle scienze naturali, però nella vita di tutti i giorni
una sinistra che, come dire, che ammazza il lavoratore perché vuole esortare l'imprenditore a sposare una linea supply side, una linea reganiana che vede la crescita legata esclusivamente all'investimento in macchinari e attrezzature, a me sinceramente lascia perplesso, e devo dire che sono abbastanza sorretto, abbastanza confortato in questa mia perplessità dal fatto che non è assolutamente una perplessità di un singolo, è la perplessità di tutte quelle persone che una volta votavano a sinistra e adesso non lo fanno più. E se non lo fanno più, come dire, un motivo ci sarà, evidentemente quello che con le lenti di una formazione economica vedo con una certa chiarezza, anche senza queste lenti si avverte e porta ad abbandonare un sistema di pensiero incoerente. Quindi anche questa IRAP ce la siamo lasciata dietro le spalle, il che significa che le aziende pagheranno un po' meno e soprattutto pagheranno solo se guadagnano, esattamente come peraltro le persone fisiche e esattamente come succede nel resto del mondo. Perché poi i nostri imprenditori vanno all'estero? Per tanti motivi, in alcuni casi perché lì il costo del lavoro è inferiore, in altri casi perché ci sono i vantaggi comparati più svariati, non so, l'abbondanza di una particolare materia prima, una tradizione manifatturiera in un certo settore, ma fondamentalmente perché credo nessun altro paese al mondo fa pagare un imprenditore anche quando l'imprenditore è in perdita, perché effettivamente è una cosa abbastanza strana. A me quando me l'hanno spiegata, mi ricordo che me la fece vedere con particolare evidenza un imprenditore nel settore dei piccoli manufatti in plastica, nelle Marche, no? con grande trasporto emotivo, cioè detto fra noi, visto che non siamo più in fascia protetta alle 23:42, piuttosto incazzato, quando mi fece vedere cosa succedeva in termini di pressione fiscale nelle sue aziende in Italia e in altri paesi europei, il dato che lo amareggiava, tradotto, faceva incazzare particolarmente, era questo fatto che negli altri paesi europei se non guadagnava non pagava, invece in Italia se perdeva o non guadagnava pagava uguale. Anche questo siamo riusciti a indicare il fatto che desidereremmo che presto diventasse una cosa del passato. Non lo abbiamo fatto noi, come vi ho spiegato nelle dirette precedenti, questo è un documento che in realtà il governo, se vorrà, potrà recepire come indirizzo. Non sappiamo se lo recepirà, lo sapremo a fine mese, ma intanto siamo riusciti, in un arco che va dai partiti, diciamo, di sinistra ai partiti di centrodestra, ad affermare questo principio e ad affermarne anche altri. L'eliminazione delle microtasse, l'inversione dell'onere della prova. Perché devi essere tu a dimostrare di essere un contribuente fedele? Deve essere l'amministrazione fiscale, se ha fondato motivo per farlo, a dimostrare che tu sei un contribuente infedele. E via di questo passo. Queste cose sono state possibili perché eravamo dentro, ed essendo dentro, con grande pazienza, parlando con i colleghi, alzando i toni, abbassando i toni, provocando, perché ci sta, non rispondendo alle provocazioni, alzando la posta, accettando che gli altri alzassero, creando intese comuni partendo da partiti più vicini, ma parlando anche con i più lontani, alla fine siamo arrivati a un documento di questo tipo. Il documento domani lo passo allo scanner e ve lo metto sul blog o su Telegram, così lo vedete. Non c'è niente di trascendentale. Non vorrei che, diciamo così, insomma, sapete benissimo che le vere riforme fiscali, quelle degli anni tardi anni 60, inizio anni 70, presero svariati anni per essere concepite e svariati anni per essere realizzate.
Qui abbiamo avuto svariati mesi per concepirla, un mese per realizzarla, che sarà il mese di luglio, durante il quale il governo scriverà la legge delega. Non possiamo aspettarci che, diciamo così, in questo caso un topo partorisca una montagna, d'accordo? Però sicuramente siamo andati nella direzione giusta. E se proprio devo dirvi di tutta questa esperienza dal punto di vista umano, molto interessante, perché per esempio ho scoperto il lato passionale, puntiglioso, di colleghi che invece avevo sempre visto più pacati, come pure ho scoperto, insomma, le persone poi devi conoscerle in varie circostanze, devi osservarle in varie circostanze per poter presumere di conoscerle un po'. Ma la cosa più divertente di tutte, la cosa più divertente di tutte di questa esperienza, perché sì, io stavo lavorando e stavo lavorando per difendere i portafogli di, spero, molti di voi, senza togliere nulla, almeno non era la mia intenzione, a nessun altro di voi, e nel lavorare però cercavo anche di cogliere il lato umoristico della vicenda. Il lato umoristico è stato vedere, lo devo dire perché mi fa sorridere tutte le volte che ci penso, vedere i colleghi di Fratelli d'Italia, che hanno tutti la mia simpatia e la mia stima, diventare terrei quando si sono accorti che la cosa su cui volevano attaccarci, che era sostanzialmente la revisione degli estimi catastali, che come sapete, come vi diciamo da anni noi e da un po' meno di anni loro, che vengono a rimorchio di quello che diciamo noi, perché la capacità analitica onestamente la abbiamo noi, lo abbiamo dimostrato in anni di blog, in anni di dibattito, revisione che come vi diciamo da anni noi sarebbe stata l'apertura ad una patrimoniale occulta. E loro non vedevano l'ora di poterci attaccare su questo fatto. Quando hanno visto che questa cosa nel documento finale non c'era, poverini, non si aspettavano che non ci fosse, e non è necessario che essi sappiano perché non c'è, ci sono rimasti malissimo, erano già pronti con i banner della loro leader. Perché la Lega non tutela i piccoli proprietari? E purtroppo quei banner li hanno dovuti arrotolare e riporre dove meglio hanno creduto. Non hanno avuto agio di poter fare il solito attacco strumentale al quale poi tanti vanno dietro con questa idea che però loro sono coerenti. Sapete che c'è? La vita è fatta in questo modo. La coerenza è un bene che ha un prezzo variabile e onestamente quando conti poco costa molto poco. Buonanotte.